Allora, dicevo prima, Giancarlo mi ha già detto che ha già fatto i compiti. Gli altri, i 10 obiettivi per il 2021 li avete scritti? No, sì o no? Dai, anche se non l'avete No, fatti, però insomma, no, no, dovete no, fidarvi e seguirle. qualcuno, ma Ah, ce l'avete la carta e la penna, intanto che aspettiamo magari qualcun altro? Sì, in casa è facile trovarla, anche se uno la porta Unitre, vabbè, però ma a casa c'è già, no? Carta e la penna. Oh, abbiamo Paola che fa come me e mette uno sfondo, che è bello anche, cielo, con le con nuvole. So che il mio sfondo lì lo vedete dritto, ma io lo vedo storto. Voi lo vedete dritto però, credo, o no? Sì. Ok. E perché io ne vedo un altro in realtà, perché c'erano due webcam accese, l'altra per la registrazione e solo la mia faccia, non voi. Ok. Dopo queste piacevolezze tecniche, allora, va bene, 10 obiettivi, niente, soltanto Giancarlo li ha messi, giusto? Basta, gli altri li volete segnare? O sono così particolari e segreti che è meglio? No, dai, sono obiettivi. Ah, di cosa? Sono riuscito a farne 7, Sette, invece 2. ecco, 7, perché 10 sono 3. Ricorda che un obiettivo non è un sogno, cioè vorrei comprare un'isola, come ho fatto nel mio articolo per Esquire, le isole da comprare. Perché, cioè, vabbè, insomma, sì, qualcuno può anche comprarla. Però, cioè, non è un sogno, però è un sogno, sì. Ma obiettivo invece è qualcosa, certo, di difficile, di sfidante, cioè che costa fatica, però teoricamente con molta fatica, molto sforzo, con delle strategie posso realizzare. Magari me ne dite uno solo, non 10, perché sono anche ragioni di tempo, vi dico se quello lì è un obiettivo. Ricordo che l'obiettivo, intanto magari che arriva qualcun altro, deve essere. Si ricorda con l'acronimo SMART, che in inglese vuol dire furbo, in italiano potremmo mettere S per specifico, deve essere qualcosa di preciso, misurabile, devo verificare nel tempo i risultati, magari, attraente, cioè qualcosa che mi suscita il desiderio di volerlo realizzare, okay, e anche accessibile, potremmo dire, oltre che la A. Rilevabile, cioè io posso anche questo rilevare i progressi, e tempistico, cioè c'è una data di scadenza ben precisa, addirittura insomma, voglio perdere 10 kg entro 31 dicembre 2021, quello è un obiettivo. Ok? Intanto che ci siamo, provate a dirmi, o continuiamo oggi sempre con l'intelligenza emotiva che abbiamo iniziato il 14 di gennaio. Ok, allora vediamo un po'. Giancarlo vuole dircene uno? Che si può dire, diciamo, Io anche tutte e 7, non so il segreto. cambiare moglie, magari se è in ascolto meglio Il non dirlo. primo. No, 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 Meglio. quello sì, E primo. non sarebbe un obiettivo, perché dovrebbe, in questo caso dovrebbe essere più specifico ancora. Vabbè, comunque. Allora, prego. Il primo, per esempio, che riguarda la salute, oggi è evitare COVID. Evitare il Covid. Evitare il Covid è l'obiettivo che è comune, naturalmente, Sì. riuscire a essere attento, no? A avere prudenza, vedere chi va a contatto. Ok. Secondo obiettivo è, per esempio, un anno fa, ad aprile, aver pianificato una vacanza per tutta la famiglia, di nuovo, tra nipoti e figli, alle Maldive, perché ufficialmente ero andato in pensione. È saltato, per cui un altro obiettivo è riuscire a farla, appunto, entro il 2021. La vacanza. Poi mi dite voi se giudicate, cioè giudicate, valute, se sono obiettivi, quelli di Giancarlo, così magari. L'obiettivo è da Ha parte queste cinque dell'azienda in cui, caratteristiche? Dai, andiamo avanti, ne per dico quanto un'altra. riguarda il lavoro, no? L'azienda per cui ero prima ancora delegato e oggi sono un consigliere,
tra gli obiettivi che mi sono rimasti in questa azienda, quello di riuscire ad aprire una boutique per l'azienda a Milano. Ci sto lavorando sopra, ma non ci sono ancora riuscito. Sì, vabbè, tanto sono, questi sono i tre. Di questi tre, Andando in sport, attività sportive, per esempio, riuscire ad arrivare a 6.000 km in bici. Quest'anno ne ho fatti 5.000, quindi 6.000 sarebbe un obiettivo. Altro sport, riuscire a giocare 3 volte a settimana a tennis. Questo è misurabile. Andiamo sulla cultura, riuscire a leggere almeno 10 libri, poi uno di una commedia, in verità, le commedie sono tre. Sì. Motivo di salute sempre, riuscire magari 3 kg entro 3 mesi. Ecco, questo è l'unico finora che ho ascoltato con la data di scadenza, però che andrebbe però specificata. E cioè entro la data, gli altri non ce l'hanno in questo momento, quindi non sono ancora obiettivi specifici. Deve esserci il finale con entro il mese, anno. Quindi in questo Qui caso scrive dovrebbe essere, cos'è? entro l'anno, 30 aprile? la vacanza entro Entro il 31 dicembre 2021. Ok, quello lì poi della boutique non ha una scadenza. 31 l'anno. dicembre 2021. Entro l'anno. Esatto. La vacanza, diciamo, entro ottobre, se il Covid lo Ok, permette. entro il 31 ottobre. Infatti, Questo è uno degli da elementi, parte ci delle sono consigliere, anche gli altri. Questo è l'elemento finale, l'altro, tempistico, poi ci sono specifico. Allora, la vediamo vacanza del singolo di quello obiettivo che, o un voucher con carenza. vabbè, quello a cui tieni di più qual è di questi qua? Scegliamone uno, lo analizziamo se è un obiettivo veramente oppure andrebbe più specificato. Quale scegliamo? Mi scelga uno perché sono adesso. Sul lavoro la Quella boutique. boutique. Allora, ripetiamolo come l'ho formulato. Riuscire a Voglio non riuscire. trovare Voglio, io voglio. Non vorrei, lavoro. mi piacerebbe, voglio aprire un punto vena Una boutique. boutique di che cosa? Moda? No, non è una moda, è un marchio di cosmetici di alta gamma, Voglio infatti aprire, voglio aprire un punto vendita di alta gamma di cosmetica per dare servizio al pubblico. servizio al pubblico Beh, adesso entro il arriva anche 31 quella dicembre domanda. 2021. Prego. È un marchio ambito delle donne. Quindi è Per specifico? curiosità, è un marchio ambito delle donne. È specifico, sì. È misurabile? Sì, devono essere poste delle azioni specifiche ogni mese per Misurabile nel poterlo senso che una fare. ditta, io ci sto già lavorando sopra, Ah, perfetto. praticamente ho un budget, per cui misurabile nel senso che se mi chiedono 500.000 euro di affitto all'anno, Ah. budget è sopra, Quindi è e in un accessibile? budget che l'azienda mi ha dato, diciamo che Quindi è accessibile, ha tra valutato che è l'altro accessibile. la zona, oltretutto il luogo deve essere nella zona per i giovani, Milano. Per cui l'area si costringe. Perfetto. Quindi Che non sia Monte Napoleone, via della Spiga, ma l'area in cui sto lavorando intorno a questo. Quindi è accessibile per lei questa cosa, economicamente? Perché non sono dell'Agenzia delle Entrate, eh. Però da un punto di vista coaching è accessibile? È difficile, con il budget che io ho, è difficile, ma raggiungibile. Ah, siamo contenti per lei. Quindi è accessibile con difficoltà, però è accessibile. Diciamo che negli ultimi 6 mesi ne abbiamo visti almeno 30, per cui Quindi è rilevabile, cioè è rilevabile, sì, ecco che dico. rileva i risultati, è tempistico, abbiamo detto entro il 31 dicembre. Va bene, questo è un obiettivo, sì. Ok, poi dovranno Mi sembra essere un in obiettivo, atto. lo vorrei fare entro giugno, no? L'obiettivo è entro giugno, però l'azienda mi dà anche più spazio perché con ciò che è accaduto mi ha detto che okay, prendici il tempo che serve, mi ha detto, no? Adesso sto già cercando il punto vendita.
affittare o da comprare? Da affittare. Wow. Bene, bene. Uno che parla di affitto con qualche centinaio di migliaia di euro, qualche milione parla qui. Diciamo In che zona è questo? Che via si può più o meno? che il perimetro potrebbe essere dalla zona di Piazza La Scala o qua degli altri famoso della moda, di Manzoni. Fino adesso che cosa... vabbè, adesso passiamo anche agli altri obiettivi. Fino adesso che cosa ha fatto di lavoro? Ero l'amministratore delegato della società per 24 E ha avuto quindi buona uscita TFR che la investe in questo, giusto? anni. No, ma l'investimento non è mio, sono sempre i soldi della società, Ah, della non è società. mio. Ah, Ok, ok. no. Va bene, questo Io è un esempio. l'amministratore delegato, no, sono rimasto nell'amministrazione come consigliere con questo Ok. corso. No. Questo è un obiettivo. Gli altri che non l'hanno scritto, non l'hanno fatto, no? C'è qualcun altro che vuole sbilanciarsi? Adesso nei prossimi 5 minuti, 4 minuti. No. Io ne ho 3.000 km in bicicletta, quest'anno ho fatto 5.000, 6.000 in un anno, su 1.000 km in più. Ecco, anche quello potrebbe essere un obiettivo specifico, abbiamo capito, quindi Quando gioco deve essere due sfidante. volte a settimana a tennis, vorrei arrivare Ottimo, wow. Complimenti. Altri che vogliono intervenire su... professore, questo incontro qui, quando l'ha fatto l'ultima volta, perché io non c'ero l'ultima volta. Era il 14, no? 14 Era gennaio, 14 10 gennaio, obiettivi. E ecco, poi sì. abbiamo visto Vabbè, anche la... qualcosa ho buttato giù anch'io, adesso lasciamo rispondere la signora. Ecco. E poi c'era anche la ruota della vita. Non so se l'avete fatta. Quella lì. Vabbè, comunque vediamo un altro che vuole No. intervenire sull'obiettivo. Cos'era, Paola? Sì, sono io. Allora, me ne ero messi il programma parecchi, però poi Sì. in realtà lo smart come dire, mi riduce abbastanza. Ne cito due, però poi mi dica se sono centrate. Sì. Rimettermi a suonare la chitarra. Allora, Rimettermi a ripigliare in mano lo strumento e ricominciare un pochino da zero, se quindi vuole, allora, fino ad arrivare alla capacità di accompagnare, diciamo. Allora, inizia sempre con un voglio, mai con un non voglio, eh? Deve essere sempre in positivo. Voglio riprendere a suonare la chitarra. Poi, Entro, data. non lo so, entro, fine anno. Ancora entro il 31 dicembre, però devono esserci delle tappe, perché poi ci sono parecchi mesi davanti, delle tappe in cui lei misura questo. E cosa, bene, quale strategia ha per voler iniziare? Ha iniziato, non ha iniziato, quando vuole iniziare? Sono iniziato, ho verificato che la chitarra deve essere sistemata, per cui sono informata presso il negozio Allora, il e ho primo visto che la step è chitarra sistemare la chitarra. funziona. Per cui il primo passo l'ho fatto proprio sull'hardware, come si dice. Perfetto. Devo portare al negozio a farla sistemare, mi hanno già detto che si può fare, mi hanno dato le foto, eccetera. Ok, quando conta di farlo? E allora, appena si può uscire, perché è fuori provincia, devo andare in questo negozio Anche e farlo questo sistemare. qui, quando si fanno non discussioni, colloquio, parla con una persona che voglio incontrare, non dice, beh, allora ci vediamo e io ci tengo, no? Allora, preferisci che ci incontriamo lunedì alle 15 o venerdì alle 18? Nella mia frase ho già per scontato che ci incontreremo. Devo essere ben specifico, che l'altro più invogliato a darmi scegliere di solito, perché il cervello può scegliere tra una di queste due. Questo è anche un trucco per anche convincere, no? Beh, allora ci vediamo, poi non si vedono mai. Allora, preferisci che ci vediamo e do due opzioni precise. Lunedì alle 15 o ci sentiamo, lunedì alle 15 o ci vediamo venerdì alle 18. Quindi do già per scontato che ci sarà l'incontro o la telefonata, e l'altro risponde, o risponde solo una di queste due alternative oppure ne dà una terza. Ma quindi non stiamo mai sul vago quando proponiamo. Benissimo. Un'altra cosa che metto in Sì? parola a giocare Voglio, quindi voglio, inizia sempre col voglio. a tennis. Perché Voglio, voglio negli imparare a giocare a tennis. obiettivi,
L'erbavoglio non è come nel giardino del re, lì cresce. L'erbavoglio qui cresce. Voglio, non vorrei, mi piacerebbe. Voglio. Quindi niente, riprendere a giocare, o imparare. Voglio imparare a Imparare, giocare a tennis a livello amatoriale entro 30 giugno. sì, Bene. no, entro la fine dell'estate mettiamo Entro, tutto il tempo. allora, 21 settembre, entro il 15 settembre 2021, bene. Quindi cosa ho intenzione di fare progressivamente ogni mese per realizzare questa cosa? Non lo so. Ho contattato il maestro, ho già fatto un paio di lezioni, poi si è richiuso tutto di nuovo, per cui la crisi si è precipitata ancora nell'isolamento. Il maestro è contattato, lo sa, aspetta solo che possa, diciamo, ricominciare a Bene. giocare. Ok. Bene. Ok, allora questo avete. È chiaro adesso come si pongono gli Oggi si obiettivi. può giocare soltanto se si ha un'autorizzazione agonistica. Agonistica, sì, infatti. Bene, bene. Allora, poi c'era quella ruota, qualcuno ha fatto quella la ruota della vita, cioè quelli 10 spicchi del settore della vita. Vediamo se riesco a farlo vedere, condividi schermo qua. Presenta ora. Poi questo, eccolo qua. Presenta ora. Schermo intero. È questo. Non so se lo vedete. No. No. Niente. Ah sì, presenta ora il tuo schermo intero. Sì, ora dovreste vederlo, eh? Giusto? Sì. Quindi andiamo più con i dettagli, non so, magari se qualcuno non vuole dire, beh, c'è libertà, chiaramente. Qualcuno vuole dirci qualcosa? Qua sul nessuno di voi l'ha fatto, quello che state vedendo, e quindi qui entriamo un po' anche nella teoria di oggi. L'intelligenza emotiva di cui abbiamo già parlato, oggi continuiamo, aiuta anche a realizzare questi obiettivi di cui abbiamo detto prima. Per esempio, questa vedete una ruota con 8, con 10 spicchi, diviso per settori, per aree della nostra vita, e dovrei colorarle qua. Dal settore 1 fino al settore 10. Più sono colorati i sottori o anneriti, e più sono soddisfatto di quel campo lì. Certo che se io annerisco, coloro solo l'1 e il 2, vuol dire che non sono molto contento. Se arrivo fino all'8, al 9 o addirittura al 10, ma è difficile, sono massimamente soddisfatto in quel settore lì. Ecco. Questo era l'esercizio della ruota della vita, per vedere su quali punti io devo più insistere e magari cercare degli obiettivi motivanti che mi aiutano a essere più soddisfatto di quel campo lì. Magari questo nessuno di voi l'ha fatto, lo potete fare la prossima volta. Ecco, allora potete fare un print screen, se l'avete, se riuscite a farlo col computer, di questo. Di questa, ecco, ho la foto, sì, col telefono, di questa ruota, e poi dopo colorate partendo dal centro fino ad arrivare alla periferia, e più quello spicchio è colorato fino a più è completato. Non credo che nessuno colori tutto fino a 10 o 9, ma sembra un po' improbabile, cioè. Ma se esiste questa persona è strafelice la sua vita in tutti gli aspetti della vita, comunque, dovrebbe essere sbilanciata da una parte, cioè ci sono molto più colori da una parte, più completato da una parte, meno in un altro spicchio, dovrebbe essere normalmente, quasi per tutti. Cioè magari uno è più contento dell'aspetto famiglia, mente, emozioni, vediamo se sono chiari tutti. Crescita personale, credo, venendo l'Uni3 dovreste mettere tutti 10, credo,
soprattutto per il mio corpo. No, beh. Crescita personale, quanto voi siete soddisfatti a migliorarvi personalmente, ecco, comunque. Vabbè, già lì ci siete, perché... ma non lo so, magari no. Famiglia, coppia, finanza, lavoro, relazioni, emozioni, divertimento, credo che siano tutti chiari, se non è chiaro me lo dite, insomma. Ecco, questo è vero. Ci siamo? Allora, lo fate la prossima volta questo qui, no? No, io non riesco a leggerli tutti, questo è il fatto. Lavoro, partendo da quello in alto, andando in E senso poi orario, finanza, quello verde, famiglia, quello arancione, coppia, quello rosso, divertimento, quello azzurro, salute, quello rosa, emozioni, quello viola, crescita personale, quello grigio, scuro, mente, quello violetto e giallo, relazioni. cioè sarebbe quello che La permea di famiglia? più la nostra vita, le nostre scelte, No, tipo. questo no, è quello che vi soddisfa di più o di meno Ah, in ok. questo momento, cioè il 28 gennaio 2021, Ho cioè a capito. oggi, quanto di queste cose sono o non sono soddisfatto? Quindi se non sono soddisfatto metterò poco, colorerò pochi spicchi di quel settore, di quel settore lì. Se sono molto soddisfatto, ne colorerò molti. E Ok, poi, partendo dal centro. partendo dal centro, più vado verso la periferia, più ne coloro di quello spicchio lì, più sono soddisfatto. E poi il passo successivo per il coaching, però non facciamo qui coaching di gruppo, sarebbe chiedersi perché, che cosa non mi ha permesso di essere soddisfatto in questo momento. Cosa intendo fare? Bisognerebbe fare delle domande, si chiamano domande di qualità per capire. Anche voi potete farle ai vostri amici e chiedere perché non hai colorato così poco. Quindi bisognerebbe approfondire sempre di più e non dare niente per scontato, sempre con le domande che approfondiscono. Cosa non ti ha permesso di essere, di realizzare questo obiettivo, per esempio, se nel caso ci sia un obiettivo anche, no? Bene, allora, dicevamo intelligenza emotiva, c'eravate tutti la scorsa settimana, no? Cioè la Vero. scorsa volta, cioè 2 settimane fa. Tutti? Abbiamo già detto che cos'è, no? L'intelligenza emotiva si può migliorare, si può crescere, mentre l'intelligenza classica di solito è la stessa da 15 anni, all'età dei 50 anni, mentre l'intelligenza emotiva... E ricordo che è, non possiamo tornare troppo indietro, è la capacità di gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. Quando sono le proprie emozioni si chiama intrapersonale, quando è quella degli altri è interpersonale. Quindi la persona, abbiamo detto l'altra volta, può essere molto intelligente a livello di QI, oppure anche molto istruita, ma non avere una brava intelligenza emotiva e quindi non avere successo nel realizzare le cose. Per esempio, è molto intelligente, ma prende le persone di petto, magari le umilia. In questo caso può anche essere molto intelligente, avere 2 lauree, ma non ha una bella intelligenza emotiva e quindi non può avere successo a questa persona, no? Certamente una persona arrogante può anche avere 4 lauree, essere super un genio, ma evidentemente è molto carente di intelligenza emotiva e quindi questo gli impedisce di avere successo. Viceversa, può anche non avere studiato, avere un'intelligenza normale, però avere molta intelligenza emotiva. Sa mettersi nei panni degli altri, sa come, quindi in poche parole ha carisma, perché il carisma rientra nell'intelligenza emotiva, poi ne parleremo più in dettaglio. Allora, questa persona certamente può avere successo anche se non ha un'intelligenza da genio o non ha studiato. Questo l'abbiamo fatto e quindi andiamo avanti oggi, vedete qui. Ok, eccolo qua. Ah, l'altra volta abbiamo detto anche che
intelligenza emotiva, insieme a altre importanti competenze, per quelli che lavorano possono predire molto successo anche nel campo lavorativo, ma anche nel campo sociale, no? Ok, allora oggi però andiamo avanti. Ecco. Dale Carnegie diceva, grande formatore, eh? Quando trattiamo con la gente, ricordiamo che non stiamo trattando con creature dotate di logica, stiamo trattando con creature dotate di emozioni. Prima viene l'emozione e dopo viene il ragionamento, la logica, no? Quindi anche questo, per esempio, la pubblicità fa perno subito sull'emozione, non sulla logica, no? E quindi bisogna sempre tenere conto di questo. Chi sa gestire la propria emozione e quella degli altri ottiene dei risultati, gli altri no, anche se sono dei geni, no? È inutile avere grandissime idee o le migliori intenzioni se poi non siamo in grado di parlarne nel modo giusto, se non sappiamo affascinare chi ci ascolta, se non sappiamo venderci, nel senso buono, come si deve. E però, professore, come si fa? Cioè, il dubbio viene sempre, nel senso che dopo che si è scoperto questa cosa, io nella propria vita posso dire sì, è vero, non mi so vendere, non mi sono mai potuta vendere, per cui il risultato è che mi accorgo che non raccolgo quello che mi aspetterei, cioè non mi aspetterei di raccogliere magari, invece non, no, questo qui, questo è vero, la mia vita io mi sono accorta che è così, ma come si fa? Può Ecco come si fa. Sì, cambiare a un certo punto della vita? No? la notizia buona è che quindi l'intelligenza emotiva si può migliorare, noi in questo percorso fino a maggio. E non solo questo, c'è molto più là, perché questo è un corso gigantesco, non tutto quest'anno. Vediamo quali tecniche, quali strategie possiamo avere per migliorare l'intelligenza emotiva. Ogni tanto vi do, per esempio, già delle dritte, no? Per esempio, quella di che ho detto prima, non prendere di petto, non umiliare, lasciare sempre che l'altro salvi la faccia, anche se sta sbagliando. Questo è certamente un atteggiamento di intelligenza emotiva. Prenderlo di petto, ma sia che sia la mamma o capo ufficio, la mamma al bambino o il capo ufficio, dice: no, tu non capisci mai niente, sbagli sempre tutto. Questo non dimostra intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva ci dovrebbe dire: guarda, questa volta ammesso che mi interessi quel tipo di relazione. Vabbè, la mamma al bambino, sì, ma anche il capo ufficio, credo di sì, insomma. Ma qualsiasi tipo, se mi interessa continuare quel tipo di interazione con quella persona, dice: guarda, questa volta non sei stata all'altezza, non sei stato all'altezza delle tue caratteristiche, mi sono stupito. Secondo me, facendo in questo modo avresti più risultati. No, non capisci niente, oppure addirittura sempre con l'accusativo sei. Quello è uno sfogo, ma non è un atteggiamento di intelligenza emotiva. Cioè, questo tronca il tipo di interazione con la persona, perché quando noi ci umiliano o ci fanno sentire in colpa, anche se ci hanno ragione, è difficile che noi poi cambiamo. Sì, però io noto una differenza, professore, c'è due mondi. Un conto è la relazione, quando c'è una relazione affettiva. Allora io qui mi gioco in casa, nel senso che capisco benissimo quello che lei dice, un figlio, un marito, insomma, cioè, comunque pazienza, per aspettare, poi dire le cose molto giuste, perfetto. Ma l'ambiente di lavoro, parliamo d'altro però. Cioè l'ambiente di lavoro, se io mi sono regolata così perché sono una persona che ho sempre pensato che la correttezza, che la pazienza fossero applicabili, come dire, tutte le sfere della vita, ma il risultato nell'ambiente di lavoro è ben diverso per un atteggiamento di questo tipo. Cioè, nel lavoro bisogna avere comunque un altro approccio, secondo me non è questo, non è lo stesso. Quindi, ma un capo deve essere autoritario o autorevole? Anche qui. Sì, ma i capi autorevoli sono pochi. Sì, deve Autorevole essere autorevole, ma è quanti sono? diverso, non è che autoritario. Un leader è uno che una persona, uno o una, un uomo, una donna che ispirano a migliorarsi. Quello è un leader. Un capo è uno che comanda. È ancora, può essere di due casi, autoritario o autorevole. Il leader è sempre autorevole, nel senso che mi ispira a migliorare. Allora, se quello, il capo, è anche il leader, e non soltanto, allora
dovrebbe farmi capire che con, per esempio, quelle frasi che ho detto prima che sono di intelligenza emotiva, per esempio, mi hanno detto l'altra volta, insomma, sai, cosa mi fa fare gli straordinari, ad esempio, sul lavoro, al di là del denaro. Guardi, contiamo su di lei, contiamo su di lei, può aiutarci? È ovvio che io sono tenuto a farlo se sono un dipendente, ma contiamo su di lei, o contiamo su di te, oppure la frase può aiutarmi in qualsiasi tipo di relazione. Cioè, stimola, no? Ci stimola a dire, caspita, questa persona mi stima, conta su di me. No? Quindi sempre mettersi, la comunicazione deve essere sempre sincrona. In questo caso è difficile che sia sincrona, cioè uno è il boss e l'altro magari è il dipendente, oppure l'altro è percepito come la persona che ne sa di più di me, oppure che è più affascinante. Allora io devo portarla a un livello sincrono, cioè. Certo che l'altro è più autorevole, ma se io dico, guardi, contiamo su di lei o contiamo su di te, può aiutarci in questo, io mi metto l'altro, quell'autorevole, non si abbassa, ma cerca di sincronizzare i livelli e invita l'altro, non lo umilia, no? Non lo umilia perché questa è la cosa peggiore da fare, e lo invita a migliorare, a fare meglio. Quindi. È possibile, sì. Sono pochi perché non imparano queste Eh cose. sì, sì, allora va Perché bene, ti valuterei non adesso, hanno però cari. adesso se Quando. fossi il capo, cioè dal punto di vista del capo nel gestire i dipendenti è un po' come la mamma, è un po' come la moglie, cioè mi trovo in una posizione, come dire, di punto di riferimento, se vuole, Sì. no? Cioè può essere il capo, può essere il capo famiglia, come può essere il capo. Ma lei si mette dal punto di vista di chi è invece l'impiegato e ha i colleghi. Sì. Normalmente un comportamento comunque corretto, comunque pacato, ma non trova, non fa strada, non è vincente, non è vincente. Perché non è Cioè è un. vincente chi fa furbetto, è vincente chi dà l'intendere che fa ma non fa, è furbetto, cioè va. Perché non è un leader, è una persona che ha. Cioè, allora, si può essere leader. Senza avere carisma? No, perché secondo me no, quello non è un vero leader, è una persona che ha autorità, no? Se voi vedete anche delle serie televisive, adesso qua, che fanno vedere vari ambienti, adesso non so quante, adesso non è che le ho viste tutte, ma è ammirata molto la persona che si impone, no? Soprattutto per esempio nel campo maschile, il maschio alfa. Ma la persona è attraente, carismatica, non soltanto quando è alfa, sa imporsi, è deciso, qui facciamo là, ma quando sa equilibrare autorità, decisione, ma anche tenerezza, nel senso nel giusto equilibrio. E tutto questo viene dall'intelligenza emotiva. Ad esempio, una persona che ha autorità e che umilia qualcun altro perché ha sbagliato, non è una persona che ha carisma. Non è carisma questo. Perché è una Giusto. persona che rovina qualsiasi tipo di relazione umana. Non si umilia mai nessuno, può farlo, magari perché è autorevole, cioè è veramente autoritario in questo caso, però non manca qualche cosa. Perché sono pochi, è certo, perché è bene, le persone veramente di valore, carismatiche, certo, non sono la maggioranza, sono la minoranza, perché è difficile, bisogna fare un lavoro su se stessi. Bisogna anche avere delle strategie, capire queste tecniche, oltre che non avere particolari problemi irrisolti interiori, perché magari quella persona è autoritaria e appena può si arrabbia con quello che è in una situazione di inferiorità, ma a livello non di dignità, ma a livello di comunicazione, ad esempio il bambino. Oppure il dipendente, o quello che ha studiato di meno, o quello che è meno affascinante, poi vedremo parlare che cos'è che è anche il fascino. Anche questo dipende dal carisma, dalla capacità di quello che dico, come lo dico, con decisione, ma anche che deve essere attraente la cosa.
perché dico, fai questo, boom, quello non è a 3. Allora, queste non deve avere dei problemi interiori, perché magari quella persona si arrabbia molto con l'altro, appena può, con quello che può permettersi di farlo, perché ha dei problemi suoi a casa o interiori che non ha risolto. E quindi, persone problematiche con problemi irrisolti, ce ne sono tonnellate, oltre che ce ne sono pochissimi che hanno, oltre che avere una vita serena abbastanza, capire queste tecniche di comunicazione. Infatti, quando si incontriamo queste persone, noi siamo affascinati, hanno carisma, sanno trasmettere qualche cosa. Io me lo ricordo. E perché? Perché tutto questo? Perché emozionano. Cioè, io mi ricordo quello che dice, ha detto una persona 10 anni fa, perché mi ha colpito, mi ha emozionato. Perché? Perché ha un atteggiamento carismatico e ha toccato l'emozione, non il cervello. Magari non mi ricordo esattamente tutto il discorso che ha fatto, ma mi ricordo. Quindi le persone, altro tecnica, cioè tecnica, suggerimento, le persone si ricordano di come le fate stare, non tanto di quello che dicono. Questo Maya Angelou diceva, le persone si ricorderanno, magari si dimenticheranno quello che avete detto, ma si ricorderanno sempre di come le avete fatte sentire. Ok? Una persona che mi fa stare bene è una persona carismatica. Charis deriva dal greco dono, da cui derivano altre parole. È eucharistia, eucharistos in greco. Eucharistos vuol dire grazie anche nel greco moderno. Charis dono. Carisma vuol dire che uno ha un dono. In questo caso il dono è di sapere trattare con l'altra persona. Allora, prego, interventi. Chiaro Paolo? Non so. Sì. Oppure si può Chiaro. intervenire? No, è chiaro quello che sta dicendo il professore, perché anche secondo me uno è portato o non è portato per queste cose. Uno può anche fare tanti corsi, probabilmente qualcosa apprende, ma se non è portato, secondo me non sarà mai così carismatico come sta dicendo lei, perché è un dono che uno ha, secondo me. La notizia buona è che però è vero, e aggiungo che si può migliorare in questo e quindi Certo, avere con dei corsi. si possono scoprire queste cose molto semplici, no? Certo. Quindi, per Entrando esempio. ovviamente nell'esempio che portava Paolo, ovviamente lì passiamo al fatto del conflitto, no? Tra colleghi, e sappiamo che purtroppo all'interno di un team di ufficio queste cose accadono per invidia, per carriera, di conseguenza l'ufficio vive di queste, e la capacità del capo è quella di riuscire a mediare e convincere gli altri che è fondamentale collaborare, cosa non facile, no? Cosa non facile. Ovviamente appunto il discorso è non intervengo in modo autoritario con te, costringendoti o reprimendo qualche cosa di quello che tu hai fatto, ma cerco di convincerti a fare qualche cosa di meglio, per l'interesse comune. E quando c'è conflitto, a mio giurista, la mia esperienza, quando forse mi è accaduto, prendo le due persone e cerco di interpretare insieme a loro dov'è il conflitto e muove. Cioè, se c'è un conflitto tra persone, non si risolve mai. Va individuato il problema, se individui il problema, e tu togli la persona, e insieme si può riuscire a lavorare. Ecco, Vabbè, giusto, infatti giusto. anche nei. Prima lì è messo Trump, chiaramente. Sì. Trump è autoritario, no? Al di là che, vabbè, poi rientriamo nel fatto politico, lasciamo perdere, no? La follia. Ma Sì. in campo sportivo, vedendo, non so chi guarda il calcio, l'altra sera il conflitto tra Ibrahimovic e Lukaku, uno era provocatorio. E quell'altro ha reagito perché è stato ferito nell'orgoglio personale. Poi chiaramente ha reagito, non di conseguenza, perché è pescato il conflitto. Ecco. Ma a monte forse c'era qualcos'altro già tra di loro e non era stato rimosso, no? Poi questa è l'interpretazione dei giornali, lasciamo perdere, no? Così via. Però Conflitti quello è un classico nascono. effetto, no? È una miscela Infatti. esplosiva, no? L'altro dei problemi suoi, e poi siamo tutti particolarmente suscettibili,
anche a persona particolarmente permalosa, e in realtà anche questi sono aspetti. Con il coaching, comunque, con queste tecniche si può anche cercare di. Non è facile, non è da tutti. Uno mi tratta male, so, commesso del supermercato, io dovrei avere delle capacità. La persona che ha queste attitudini, che ha sviluppato anche col coaching, dovrebbe dire non prenderla mai sul personale. Quindi ammetto che non sia molto facile, no? Perché noi siamo subito colpiti. Da quello che è la persona, perché sono molto emotivi. Noi viviamo di emozioni e una persona che mi fa stare bene o che mi fa stare male ha molto impatto. Infatti, io dovrei sapere equilibrare molto queste cose, non prendere sul personale, non è facile. Ma vi assicuro, con il coaching, con queste capacità acquisite, si può. Si vive meglio anche, no? Io poi alla fine combatto solo per le cose che veramente contano o reagisco per le cose che veramente importanti, altrimenti poi bisogna vedere che uno che vita fa, altrimenti dovrei essere continuamente a reagire per le piccole cose, le grandi, cioè tante volte vale molto la canzone dei Beatles, Let it be, lascia che sia, lascia correre le cose, tante, lo so, non è facile, quindi dico io per prima me stesso, no? Bisogna fare molto Ma anche un lavoro un'azienda, su quelle se piccole stessi. cose è meglio lasciar perdere, no? Ok, vedete un caffè insieme, risolvete da voi, no? Ecco, vedete un caffè. Se non ci riuscite, ok, no? Anche Riusciamo a qui imparare solo insieme, bisogna vedere che cosa uno considera piccolo, però. Perché magari per una persona piccola, noi diciamo una piccola cosa, per quella persona invece conta molto. no? Vedi, fagli capire perché è piccola, Siamo vedi? complicati, perché la persona compra, quindi mai, ad esempio, Scarto il invalidare. rispetto. Se scatta il dispetto, che è anche questa è una cosa che può anche accadere, no? Infatti Vabbè, nelle aziende ci sono, c'è la possibilità di fare la gestione team persone coaching, non è punto facile. c'è Anche lì ci possibilità. sono le famose vignette, no? Open space, io voglio l'aria condizionata e tu no. Poi la vignetta famosa, uno prende il computer e gioca dietro, no? Sicurezza sul lavoro. Il team coaching dovrebbe mettere insieme un team omogeneo, affiatato, e questo è possibile anche andare nelle aziende e fare questo lavoro e scoprire dove c'è perché c'è un attrito. Magari la persona non si sente valutata in quella posizione e accumula dei rancori. Bisognerebbe fare, c'è tutto un lavoro di gruppo da fare. Quindi lei non è più amministratore delegato, ma lo dico agli altri, magari che interessa fare Guarda, questo lavoro, è è molto famoso importante, e poi Vichy, si lavora meglio, si produce anche di più. Allora, non diceva, qui ho credo. messo Trump, non tanto che può piacere o non piacere, adesso poi lui è fuori gioco, vabbè. Comunque, che piaccia o non piaccia, o piaceva o non piaceva, lui aveva carisma. Il carisma non vuol dire essere, fare dire le cose giuste, eh? Il carisma vuol dire che sa colpire un determinato tipo di popolazione con delle parole, no? Infatti qua vi ho messo carisma dal greco, quello che ho appena detto prima, dal greco charis, che significa dono, un dono però lo si può acquisire, questa è la cosa buona, e la capacità di influenzare gli altri in modo positivo e purtroppo talvolta anche negativamente, come la storia insegna. Infatti vedete quel signore là a Sì, destra, certo. lui aveva carisma, ovviamente era più grande criminale della storia, no, Hitler? Ma carisma è, perché esiste anche un carisma criminale, certamente, cioè la capacità di influenzare, no? Per esempio, certamente. Per esempio, anche le persone che seducono a fini poi di cattivi, portano persone verso il male, soprattutto quelli più innocenti, bambini, esempio, questi hanno carisma, ma che usano ovviamente contro l'altro. Quindi la persona vera di successo non solo ha un carisma, ma lo usa per il bene degli altri e sa sedurre, portare a sé, sedurre per cose buone, non per cose cattive, eh? Bene, allora, le parole, se sono quelle giuste che noi diciamo, perché noi molto giocano alle parole, di solito quelle che ascoltiamo, anche quelle che leggiamo, insomma, però molto quelle che ascoltiamo, le parole, se sono quelle giuste, al momento giusto aprono la strada ai nostri tre cervelli. In realtà abbiamo, tra virgolette, tre cervelli, che sono, questa è la teoria del triune brain, no? Di Paul MacLean, cioè il cervello rettiliano istintivo.
no? Quello che mi dice attacca o scappa. Poi c'è il cervello limbico, quello emotivo, e poi c'è il cervello moderno, si chiama razionale. Il primo che viene colpito, qual è secondo voi? Dalle parole che ascolto di una persona. Pronto, pronto. Istintivo, Prima Ecco, il primo l'istintivo, quindi cancello da secondo. superare è quello istintivo, sì, perché io questa persona la vedo come una minaccia oppure no? Certo che se la vedo come una minaccia o attacco, ma Reagisco diciamo di istintivamente. più raro, o scappo. Poi c'è il cervello, poi c'è il cervello? C'è il cervello. Razionale. No, poi c'è il cervello limbico, emotivo. Dopo superato il cervello rettiliano. Va bene, attacca o scappa, va bene, rimango. Io de devo capire come queste parole che mi vengono dette siano, mi emozionano, no? Quindi io non convinco, convinco qualcuno col cervello razionale, partendo dal cervello razionale, ma lo convinco dall'emotività, dal cervello limbico. Se vuoi quindi convincermi, devo prima fidarmi di te. Quindi primo cervello rettiliano, come abbiamo detto giustamente, poi devi emozionarmi, il cervello limbico, e poi potrò decidere di accogliere le tue tesi con il mio cervello razionale. Va seguito questo ordine. Qui potete fare anche la foto, lo screenshot di questo, è importante, eh? Perché se voi cercate di convincere qualcuno, parlandogli subito in maniera... portando delle tesi razionali, quella persona non vi segue, non è convinta, o è convinta ma poi cambia subito idea. Cioè, è importante emozionare, fondamentale, non se ne parla abbastanza. Infatti anche, io vi ho fatto l'esempio, per noi ci conviene perché viviamo meglio, convinciamo, ma addirittura in campo commerciale dove girano soldi, la pubblicità è tutta prima su base emotiva. Non ti dicono compra X. E io dico perché mai? Quella pubblicità mi deve emozionare. Lì poi girano soldi, lì perdono o guadagnano molto su questo. Perché noi siamo fatti così. Oppure una relazione con magari un amico che si fidanza, si sposa, dice noi non capiamo molto perché mai si è messa con uno così. Perché emoziona. Quella persona è stata emozionata e quindi magari non ha nessuna ragione logica che noi non riusciamo a trovare perché non viviamo nell'emozione di quella persona. Quindi c'è sempre partire dalle emozioni. 10 parole, punto, ecco qui suggerimenti pratici, attenzione, non perdete l'attenzione che è importante. 10 parole carismatiche, no? Che servono appunto all'atto pratico per migliorare la nostra intelligenza emotiva, che sono, e sono anche dei verbi, immagina, senza fatica, stile di vita, risultati, innovazione, efficiente, investimento, certificato, sicurezza finanziaria, studi scientifici e anche possiamo aggiungerci gratis, che io non ho messo, ma lo aggiungo. Tutte queste cose hanno soprattutto la prima anche molto importante. Quando io dico voglio convincere qualcuno, immagina come ti sentiresti se. E quello incomincia a immaginare. No? Immagina come saresti contento a fare questo corso all'Uni3. No, vieni all'Uni3 e fai il corso. Diceva perché? Immagina come ti sentire, quali risultati. E dice, questo è già un altro modo, no? Convincere. In che modo convincere? Che sarebbe vincere insieme. Convincere. Secondo Robert James, per prima cosa è bene attivare, ho lasciato un E accentato, per prima cosa è bene attivare, ecco, aggiungiamo solo, siamo in diretta, ecco, è bene attivare il rapport, cioè la sintonia tra te e l'ascoltatore o gli ascoltatori, fa l'iniziale 1, fase iniziale 1. Vi ricordate cos'è il rapport? L'avevo già detto anche tempo fa, prima,
si crea un rapporto, ho fatto sempre quell'esempio estremo, evidentemente rapporto. io mi ricordo sempre quello, evidentemente perché mi ha emozionato, mi ha colpito, dicevo cavolo, vi ricordate lo solito esempio che fa tutte le volte? E cioè il profile della polizia che vuole andare a cercare di liberare gli ostaggi che sono stati presi da rapinatore dentro la banca, non gli va a dire vieni fuori o ti spariamo. È una persona allenata a parlare col delinquente in modo da convincerlo a lasciare andare gli ostaggi. Ok? Cioè entra in non vuol dire che è d'accordo con un criminale, ma deve per forza entrare in rapport, in sintonia con questa persona, perché se lo fa salva gli ostaggi, altrimenti quello là ammazza tutti e non ha risultato, nessun risultato. Cioè io devo entrare in rapport con la persona. E come si fa a entrare in rapport? Certamente cerco a livello di parole, ma anche alle volte a livello anche fisico. Per esempio, quando uno parla col bambino piccolo, di solito, sono alto 1,80 m, il bambino è alto 80 invece, non gli parlo dall'alto in basso, mi abbasso e dico ciao, come stai? E mi abbasso alla sua altezza, anche fisicamente, no? Un conto è dire ciao da 1,80 m a 80 cm, un conto dire cioè, come va? Ciao, come ti chiami? E mi abbasso anche fisicamente. Questo è un modo addirittura fisico di entrare in rapporto. Ma ci sono anche poi le parole, ecco, vediamo. Dopo che sono entrato in rapporto, una volta realizzata la sintonia personale con chi mi ascolta, il secondo passo è sempre all'inizio del tuo discorso. E mettere in connessione chi ascolta con quello che dico, con i contenuti del nostro discorso. Seconda fase. Terzo passo, ecco, dicevo l'altra volta del corso, se volete potete fare gli screenshot, le foto che vi interessano di più. Io penso tutto, no? Vabbè. Ma poi quante foto facciamo? non le mette in linea sul No, suo blog? direi di no. Facciamo come si No. fa in classe, in aula, no? Uno che vu se vuole, ormai sempre si può sempre, no? Anche fare foto delle slide che vengono proiettate. Io ho sempre fatto così. Quindi voi potete farlo, posso anche tornare indietro, dite quello che volete, potete mettere, anche questo. E poi naturalmente c'è Passo indietro tutto. allora, no? C'è tutto quello che io sto dicendo, comunque è registrato insieme con la mia faccia, su quest'altra telecamera, quest'altra qua in basso, non so vedere, la state vedendo adesso, con quell'altro sfondo. Ecco, tutto quello che sto dicendo voi e con la mia faccia, sì, si può risentire sul mio sito www.giorgioandreali.com. Sempre, questo da sempre, da 5 anni, questa parte di 3. Il terzo passo corrisponde alla fase centrale del nostro discorso, bene farlo corrispondere alla motivazione del nostro interlocutore o dei nostri interlocutori, con il fine di eseguire l'azione e la serie di azioni che vengono suggerite al nostro discorso. È chiaro? Sì? Vedete anche questa parola che ho detto adesso, è chiaro? Naturalmente non è che ci voglia un'estrema intelligenza emotiva per evitare di dire avete capito. Questo non si dice. Non è intelligenza emotiva. Non si dice hai capito. Tranne che sì, la gente lo dice perché magari è arrabbiata, hai capito. Dice mi sono spiegato? È chiaro? Perché ho capito, dice ma perché io sono scemo? Magari l'altro non lo pensa, però non è bello. Vedete il carisma, la capacità di, non che io abbia un Carisma. carisma, ma almeno evito di dire cose che insomma, cioè, non sono È fuori proprio sempre un luogo, momento di verifica, no? no? Sì. Se io avessi Avevo in detto mente, avete capito, magari no? voi non è che vi colpiva tanto, avete capito, però non è elegante, non è bello, no? Dice, hai capito. Insomma. È chiaro, mi sono spiegato? E Questo no? questo è fondamentale durante un discorso, fermarsi e verificare, appunto, no? In Sì, genere, ma appunto, il è un modo di momento parlare è la di verifica. stessa, la richiesta è la stessa. Ma io vedete che uso un'altra espressione. Più. Beh, questa serve a parteggiano, credo, no? Quindi, in
Il quarto passo, infine, è ciò che corrisponde alla fase finale. Bene, destinarlo. Ecco, magari intanto mi visto che abbiamo Giancarlo, così lo sfruttiamo un po'. La prossima volta, oltre a fare il compito, ne fa un altro ancora, solo lui. E ci dice un episodio particolare che è capitato nella sua attività di CEO o di amministratore delegato in italiano. Se è stato risolto o non è stato risolto, come sarebbe stato possibile risolverlo internamente, alla vista di tutti i colori, immagino, no? Giusto? Ecco, questo interessa, credo che interessa anche agli altri, no? Quindi così vediamo, facciamo, e mi metto anche alla prova, facciamo team coach, non team coaching, facciamo finta che lui porta un caso, dice il mio team ha questo problema qua, l'aveva, ma facciamo finta che ce l'abbia ancora. Come lo ce lo risolve? Cosa si può fare? Perché? Cosa è emerso? Cosa si è scoperto? Magari si è scoperto che la signorina Rossi non si sentiva valorizzata e ha contaminato tutto l'ufficio con la sua rancore, perché era nel posto sbagliato, era stata messa nel posto sbagliato a lavorare. Competino non facile, Ok. no? Sì. Gestire. È per questo che i team Guarda, il coach sono discorso anche di pagati gestire così emozioni, tanto. no? Lì fa tema di motivazione, Sì, questo è molto bello. È molto bello perché si aiuta le persone ad andare d'accordo, lavorare meglio, produrre di più, no? guadagnare Nel di più, rapporto con gli altri, a vivere. certo, no? Cioè, Se è per esempio affascinante dipende veramente. quanti dipendenti hai, no? Sì. Ma questo mi risulta. Ci sono tanti capi che per esempio al mattino arrivano, si sono per conto loro, punto e basta, e quasi non salutano, no? Altro andare a salutare tutti, no? Sia all'arrivo che vai via per primo o vai via per ultimo, d'accordo, ma se arrivi per primo basta salutare tutti. Incontri qualcuno, questa è un'altra cosa che mi ha insegnato il proprietario dell'azienda, appunto per cui Sì. lui lavorava, che sono molto capace. Se ti rapporti con qualcuno di grado inferiore, Sì. Ecco, sii tu ad andare a salutarlo, non aspettare che venga lui, questa è una dagli tu la delle mano prima, lo regole. metti a suo agio, no? E quello si ricorderà di te come una persona che, ah, però, è venuto a salutarmi lui. Esatto. E questa è una regola. Fare sentire sempre in maniera genuina, sincera, sempre fare sentire importante l'altro. E quell'altro dirà, però, che persona c'è, Quello no? sarà Quando disposto era figlio di anche buona donna. quello si sarà disposto anche a fermarsi un'mezz'ora, un'ora in più, È anche così, vero, l'ha è vero. visto. Quindi questa è per esempio una regola di importante di intelligenza emotiva, non sono regole difficili. Ma io per esempio non ho mai chiesto straordinario obbligatoriamente, salvo i casi eccezionali, no? Ok, parlando con persone su quadri Sì. o primi livelli, ok, hai del lavoro da fare, ritieni opportuno fermarti un'ora in più, e libero di farlo, non è che, no? È la responsabilizzazione. Perché lì c'è un ambiente, un po', aspetta, scopriamo che non sto vedendo Massimo, lui sarà a vedere, importante, io sono sensibile, così si vede anche Massimo. No, sì, ok. Sono tutte piccolezze, noi viviamo di queste cose importanti. Ecco, adesso state vedendo la presentazione anche voi stessi, giusto? La Sì. mia web, ecco, tutto, poi Massimo già si stava chiedendo, ma come? Mi sono No, beh, ma coperto. io poi mi vedo anche di fianco, perché di fianco io c'ho Sì, tutti. sì, sì. Noi siamo molto sensibili a tutte queste cose, ma giustamente, vogliamo sentirci valorizzati, importanti. Quindi quando si valorizza qualcuno, quella persona è pronta a fare i salti mortali quasi, per Vero. quella persona, per noi. Ecco. Quindi la prossima volta abbiamo il compito extra di Giancarlo, perché lui è un CEO, un ex CEO, CEO in inglese, AD, amministratore delegato. Ma quante persone c'erano in quell'azienda, Giancarlo? Non lo sento. No, c'è chiuso il microfono. Ok. Sono Quante stati in persone? lezione 25, ma globalmente il gruppo è 4 persone. 25, di Ma cui. personale Ah. di attività in vendita e lo staff di direzione. Lo staff di direzione fondamentalmente erano quadri o emigrati. Ah, ok. Wow. È affascinante questa cosa. Quindi un compitino in più perché lui è un ex. Peraltro molte donne, per cui gestire tante donne non è facile. Ah, ecco, poi anche questo, qui Quello vero. andiamo all'infinito qui di Chiudi una volta e approfondimenti, bisogna dire infatti ovviamente perché non assumere un uomo?
ci sono diverse sensibilità, siamo tutti esseri umani, ma ci sono diverse. Visto che abbiamo parlato delle donne, vi do suggerimento per gli uomini, in questo momento sono, siete due, beh, ma ormai siete già... no, si sa mai. Comunque, sempre importante, donna, è importante sentirsi. Poi quindi le altre signore e signorine ci Evidentemente, confermano se è le vero o non è vero. donne, Rispettata. avendo avuto a che fare con molte donne, frequentemente le donne sono state più creative, no? Sì, ci sono sensibilità diverse e complementari, quindi rispetto, vi lascio con questo regalo, che tanto siete già uomini di mondo, lo sapete. Rispettata, ascoltata, speciale, no? Queste sono caratteristiche importanti, capita, queste sono caratteristiche fondamentali. Per gli uomini, certo anche l'uomo è importante, ma per l'uomo ci sono diverse caratteristiche, per esempio una fondamentale è sentirsi proprio stimato, accettato, stimato, accettato, importante. Tutti vogliamo sentirci importanti, ma questo ancora di più c'è una sensibilità maschile, no? L'uomo father, l'uomo che fa, no? Vabbè, comunque questo ne parleremo in un altro ambito particolare, perché c'è anche delle relazioni di altro tipo. Comunque è importante sentire queste, avere queste diverse sensibilità. Allora, ci sono domande? Comunque, posso dire una cosa? Sì. Anche le donne dovrebbero sentirsi stimate, importanti per il ruolo che hanno, Quindi anche, in tutte certo, le perché? sedi, cioè non è che... Certo, Quindi, anche come gli uomini. poi Bravo. ovviamente dipende da quale ruolo, ma io ricordo sempre quando ho cominciato a lavorare in Italcel, io in contatto, allora A c'era la Italferro, che fabbrica, salutiamo, Italferro. quindi portavano, diciamo, i camici bianchi, i colletti bianchi, allora si parlava così, appena assunte, guardare la fabbrica. E una di quelle signore a me ha detto, io qui faccio solo assemblo e faccio delle schede. Io non so che cosa sono queste schede, ma io sono contenta quando ne ho finita una e prendo subito l'altra. Tutto sommato anche lei voleva essere stimata per il lavoro che faceva e non considerata una persona di basso livello. Certo. Quindi, poi anche questo è importante. Poi c'è l'aspetto dell'ascolto, però. Certo, le cose maschili vanno bene anche per le donne, viceversa, ma ci sono delle sensibilità particolari. Ad esempio, l'ascolto, no? Tu non mi ascolti. Cosa vuol dire ascoltare? Perché l'ascolto deve essere attivo, no? Ascolto di solito dovrei ripetere: ah, tu mi hai detto XY, ho capito bene. Questo è molto importante. Vuol dire che mi hai ascoltato veramente. Non solo sentire. È giusto? Vi piace essere ascoltati? Eh beh, sì, tutti piace essere Sì, ascoltati, eh? Magari dire, qualcuno ha i conflitti. Cosa vuol dire è vero, sono d'accordo. ascoltare? E poi faccio sempre il collegamento alla lezione della prossima settimana, che non c'entra niente, ma in realtà c'entra sempre, perché lasciatemelo fare, perché sono mio. La prossima volta ci sono le religioni e società, no? Infatti, come inizia la dichiarazione di fede ebraica, no? Che poi è sempre Dio che parla, no? Ascolta Israele, il Signore non solo, il Signore è nostro Dio, no? Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, il verbo Shema, non Shema, Shema è ascoltare, da cui deriva il nome Simone o Simone o Simona, è quello, non dice senti Israele, no, ascolta Israele, e si ascolta con certamente sempre con le orecchie, ma soprattutto col cuore. No? Si sente con le orecchie e si ascolta col cuore. Ascoltare è molto di più che sentire. Quindi ascolto, l'ascolto è importante, no? Quindi anche questo è un'intelligenza emotiva, in questo caso interpersonale. Uno che sa ascoltare l'altro, e beh, caspita, ha una buona intelligenza emotiva di sicuro, perché chi si sente ascoltato, non solo sentito, perché uno poi magari c'è un discorso, uno sta esprimendo delle cose importanti. E poi l'altro continua la sua strada, dice delle cose che non c'entrano niente o che continua a ribattere la sua idea. No, ah, ho capito, è chiaro, mi hai detto questo e dimostro di averlo ascoltato veramente. E non dico no, lo dico e io penso questo e aggiungerei questo. No, no, non è vero, ti sbagli. Mi hai detto X, Y, Z, ho capito bene. E l'altro dice, sì, ah, mi hai ascoltato, caspita. E
E io aggiungerei questo, cioè non si viene, lo so che non ci viene spontaneo, perché noi abbiamo detto all'inizio, non ascoltiamo tanto per capire, ascoltiamo per controbattere, e quindi questo non è certamente un buono. Persone hanno molto, secondo me, bisogno di essere ascoltate. Ma non che sono triste, sole, non questo. Sentirsi ascoltate e capite, cioè la persona si sente importante quando è ascoltata, eh? Ok? Non so se sono stato chiaro. Allora, la prossima settimana fate la. No, la prossima settimana ci sono le religioni e Grazie a società, tutti. e quindi che diventa 29, 30, 1, 1, 2, 3, il 4 di febbraio. Mentre l'11, 4 febbraio religioni e società, mentre l'11 febbraio, di nuovo. Comunicazione successo, intelligenza emotiva e tutto il resto, con il compitino di tutti, la ruota. E Giancarlo, visto che è un ex AD CEO, gli aggiungiamo un compito più dell'episodio problema da risolvere, così mi mettete alla prova. Esempio, di risolvere in azienda. Il nostro gruppo ha questo problema di. Vediamo. Bene, ok, tutto chiaro? Vedo pensosa Anastasia, tutto bene? Arascio? Agnieszka? Agnieszka, tutto bene, bene, bene. Che città, Anastasia? Non mi ricordo più, l'avevi detto? Aveva detto? Pronto? Che città della Russia, Anastasia? Mi senti? Che città della Russia? Ah, Mosca, Mosca, Mosca. Bello. Sono stato no, 2 volte, non tanto. Bene, bello, molto bello. Mai. E invece voi tutti Milano, giusto? Ok. Bene, allora, dobry wieczór, buona serata. Buonasera. La prossima Buon fine settimana. settimana, per chi vuole fare le regioni di società, il 4 febbraio, altrimenti Sì, per va bene. questo argomento l'11 di Che febbraio. sembra lo stesso anche il 4? Il 4 è religioni e società, sempre giovedì alle 15:30, ma trattiamo il rapporto delle religioni con la società in generale, vale per tutti, eh? Non c'è una religione specifica e non è necessario essere dei credenti, non c'entra niente. Arrivederci, buona serata. Arrivederci, arrivederci, Arrivederci. arrivederci, ciao a tutti.